Recentemente Beatrice Luzzi aveva promesso ai suoi fan di organizzare un incontro con loro e ha mantenuto la promessa. Oggi a Roma, l'attrice ha partecipato a quello che è stato chiamato il Raduno delle Briciole. Durante l'evento, la vincitrice morale del Grande Fratello ha risposto alle domande dei suoi fan e ha dichiarato di aver perdonato Massimiliano Varrese per il suo comportamento nei mesi trascorsi nella casa di Cinecittà. C'era la consapevolezza, sapeva benissimo quello che stava facendo. Io però l'ho perdonato, perché so che è una parte di sé che è dentro di lui e che lui nemmeno riesce a controllare. Però effettivamente, chi era intorno a lui non avrebbe dovuto perdonarlo. La questione si è infiammata a causa delle parole di Beatrice Luzzi su Massimiliano Varrese. Un video in cui la Luzzi afferma di aver perdonato Varrese ha fatto il giro dei social e la maggior parte dei commenti sono a favore di Beatrice. Molti esprimono ammirazione per la sua capacità di perdonare, mentre alcuni criticano la sua bontà e sottolineano il comportamento discutibile di Varrese. Ci sono diverse persone che hanno preso le difese di Massimiliano, scatenando una polemica. Alcuni suggeriscono addirittura la possibilità di querelare la Luzzi per le sue affermazioni. La situazione si fa sempre più tesa tra i sostenitori di entrambi e i commenti sul web si fanno sempre più accesi. Alcuni ex concorrenti del Grande Fratello continuano a parlare del reality anche a distanza di anni dalla loro edizione, quindi è lecito che anche Beatrice Luzzi abbia il diritto di esprimere le sue opinioni sui fatti più recenti del programma. Tuttavia, ci sono coloro che ritengono che la questione sia stata ormai superata e che sia giunto il momento di voltare pagina. La situazione sembra essere in fase di escalazione, con i sostenitori di entrambe le parti che si confrontano aspramente sui social media. Speriamo che la questione possa risolversi pacificamente, senza ulteriori polemiche o accuse.